dovuto far visita alla cara Lady Erbury. Non ero più stata da lei dopo la morte del suo povero marito. Non ho mai visto una donna tanto cambiata. Sembra ringiovanita di 20 anni. E ora dammi una tazza di tè e uno di quei deliziosi tramezzini al cetriolo che m'hai promesso. Subito, zia Augusta. Non vieni a sederti qui, Gwendalina? Grazie, mamma, sto benissimo dove sono. Santo cielo, Len, dove sono i tramezzini con i cetrioli? Li avevo ordinati espressamente. Non c'erano cetrioli al mercato stamani, signore. Ci sono stato 2 volte. Non c'erano cetrioli? No, signore, nemmeno a contanti. Oh, va bene, Len, potete andare. Grazie a lei, signore. Sono veramente desolato, zia Augusta, che non ci fossero cetrioli al mercato, neppure a contanti. No, non importa, Genore. Ho mangiato dei pasticcini in casa di Lady Erbury, che adesso mi sembra che non viva altro che per divertirsi. Ma hanno detto che dal dolore i suoi capelli le sono diventati tutti d'oro. Sì, hanno infatti cambiato colore, ma non ti so dire naturalmente per quale ragione. Ah! Ti ho preparato una gradita sorpresa stasera, Genore. Avrai accanto a tavola Mi dispiace di non poter essere a cena da te stasera, zia Augusta. Oh, ma spero di no. Mi scombinerebbe tutta la tavola. E tuo zio dovrebbe cenare in camera sua da solo. Per fortuna ci è abituato. Già, è un vero contrattempo, non ti so dire quanto me ne rincresca, ma ho ricevuto proprio in questo momento un telegramma dal mio amico Bumburi e mi si informa che è molto grave. Pare che si richieda la mia presenza vicino a lui. È molto strano. Mi pare che questo signor Bumburi abbia una malattia del tutto speciale. Oh, sì, povero Bumburi, terribile infermità la sua. Sai cosa ti devo dire? Sarebbe ora e da un pezzo che il signor Bumburi si decidesse a vivere o a morire. Le tergiversazioni in proposito sono assurde. Ne approvo affatto questa mania moderna di stare sempre appresso agli ammalati. Il male di qualunque genere non deve essere incoraggiato. La salute è il primo dovere della vita. Lo dico sempre al tuo povero zio, ma non gli dà retta. Almeno per quello che riguarda i suoi acciacchi, che non migliorano. Ti sarei grata se vorrei dire da parte mia, signor Bumburi, di farmi la cortesia di non avere una ricaduta sabato, perché conto su di te per la scelta del programma musicale. Ne parlerò a Bumburi, zia Augusta, se è ancora in sé, ma credo di poterti promettere che per sabato starà ottimamente. È certo che la scelta della musica è molto difficile. Se vuoi venire con me di là un momento, possiamo dare una scorsa al programma che ho già preparato. Grazie a Genore per la tua cortesia. Sono certa che con qualche ritocco il programma sarà delizioso. Gwendalina, vieni con me. Subito, mamma. Che giornata deliziosa oggi, signorina Perfetto. Oh, la prego, signor Woting, non mi parli del tempo. Quando mi si parla del tempo, sono certa mi si può dire qualche altra cosa. E ne sono turbata. È proprio così, voglio dirle un'altra cosa. Lo pensavo, già non mi sbaglio mai. Vorrei che mi permettesse di approfittare dell'assenza momentanea di Lady Brecken. Oh, le consiglierei di farlo. La mamma ha una certa maniera di rientrare improvvisamente in una stanza. Spesso abbiamo avuto a che dire per questo. Signorina Fairfax, da quando l'ho incontrata io l'ho ammirata più di qualsiasi altra donna che abbia mai incontrata. Da quando l'ho incontrata... Oh sì, me ne sono accorta perfettamente. Io ho spesso desiderato che almeno in pubblico lei fosse un po' più espansiva. Ho sempre provato un'attrazione irresistibile per lei. Anche prima di conoscerla non mi era affatto indifferente. Come saprà, noi viviamo in un'epoca di ideali. Questo fatto è posto costantemente in rilievo dalle riviste mensili di lusso. Mi dicono si è giunto persino ai pulpiti di provincia. Ebbene, il mio ideale è sempre stato quello di amare un uomo
che si chiamasse Franco. C'è qualcosa in questo nome che ispira assoluta fiducia. Dal momento in cui Egenore mi disse di avere un amico che si chiamava Franco, io ho sentito d'essere destinata ad amarti. Mi ami veramente, Gwendalina? Appassionatamente. Cara, tu non sai quanto mi rendi felice. Oh, Franco mio. Però non direi sul serio che non potresti amarmi se non mi chiamassi Franco. Ma tu ti chiami Franco? Sì, lo so, ma supponiamo che io avessi un altro nome. Vuol dire che allora non potresti amarmi. Ma è chiaro che si tratta di una pura speculazione metafisica, e come la maggior parte delle speculazioni metafisiche mal si adatta ai casi concreti della vita quali oggi noi li conosciamo. Ad essere sincero, Gwendalina, personalmente non ci tengo a chiamarmi Franco. Non mi pare che questo nome mi stia bene. Oh, ti sta a meraviglia, invece. È un nome ideale. Ha una musica tutta sua. Ti fa vibrare. A dire il vero, Gwendalina, ci sono tanti altri nomi molto più belli. Per esempio, Nino. Nino è molto più simpatico. Nino? No, ha così poca musica, seppure ne ha. Nino? No, e poi non dà fremiti, non ti fa vibrare. Ho conosciuto molti che si chiamavano Nino e tutti senza eccezione erano quanto mai insignificanti. Per di più ho saputo che Nino non è se non un diminutivo di Giovanni. E io compiango le povere mogli che hanno per marito un uomo che si chiama Giovanni. Oh, probabilmente non conosceranno mai la gioia squisita di un solo istante di solitudine. No, il solo nome veramente sicuro è Franco. Gwendalina, bisogna che mi faccia battezzare subito. Voglio dire, bisogna che ci sposiamo subito, non c'è tempo da perdere. Che ci sposiamo, signor Woody? Sì, certo, lei lo sa che io l'amo. E mi ha fatto credere, signorina Fairfax, di non essere del tutto indifferente. No, io ti adoro. Ma non mi hai ancora fatto una formale domanda di matrimonio. Questo argomento non è stato neppure sfiorato. E va bene, posso fartela ora? Mi sembra un'ottima occasione. E per risparmiarti ogni possibile disinganno ti prevengo, dicendoti francamente, con tutta lealtà, che sono decisa ad accettarti. Gwendalina! Sì. Cosa mi dici? Tu lo sai quello che voglio dirti. Sì, ma non lo dici. Gwendalina, vuoi essere mia moglie? Oh, sì, certo, caro. Oh, ma ce n'è voluto prima che tu lo dicessi. Non mi sembra che tu abbia molta esperienza in fatto di dichiarazioni. Mia adorata, non ho mai amato nessun'altra donna al mondo prima di te. Sì, ma gli uomini lo fanno lo stesso per esercizio. Mio fratello Gerardo, per esempio, me lo dicono tutte le mie amiche. Oh, Franco, hai degli occhi azzurri meravigliosi. Sono azzurri, azzurri. Spero che mi guarderai sempre così, specie in presenza d'altri. Signor Watting! Si alzi, signore, da quella posizione semi-orizzontale oltremodo indecorosa. Mamma, ti prego di ritirarti. La tua presenza è fuori luogo. E poi il signor Wooding non è ancora completamente finito. Finito che cosa, se è lecito? Sono fidanzata con lui, mamma. Prego, tu non la sei affatto. Quando la sarai, io o tuo padre, se la sua salute glielo permetterà, ti informeremo dell'accaduto. Il fidanzamento deve essere per una fanciulla una sorpresa, piacevole o spiacevole, a seconda dei casi. Non è cosa che possa decidere per suo conto. E ora, signor Worthing, ho alcune domande da farle. Mentre richiedo queste informazioni, tu, Gwendalina, mi aspetterai giù in carrozza. Mamma! In carrozza, Gwendalina. Gwendalina, in carrozza. Sì, ma... Può sedersi, signor Worthing. Grazie, Lady Bracknell, ma preferisco rimanere in piedi. Mi sento in dovere di dirle che non l'ho messa in nota fra i buoni partiti, sebbene abbia la stessa lista della cara duchessa di Bolton,
In realtà, noi lavoriamo insieme. Comunque, sono disposta a registrare il suo nome se le risposte che mi darà accontenteranno i requisiti richiesti da una madre amorosa. Lei fuma? Ebbene sì, riconosco di fumare. Sono lieta di saperlo. Un uomo deve pur avere qualche occupazione. Vi sono già troppi oziosi a Londra. Quanti anni ha? 32. Ottima età per sposarsi. Sono sempre stata d'avviso che un uomo che vuol prendere moglie deve sapere tutto o niente. Lei che cosa sa? Io non so niente, Lady Bracknell. Me ne compiaccio. Ah, non approvo nulla di ciò che può corrompere la naturale ignoranza. L'ignoranza è come un frutto esotico, delicato. Se si tocca, perde di freschezza. Le teorie moderne sull'educazione sono sbagliate di sana pianta. Per fortuna, almeno in Inghilterra, l'educazione non produce nessun effetto. Quanto ha di rendita? Da 7-8 mila sterline all'anno. In terreni o i titoli? In titoli, soprattutto. Bene, bene. Fra le tasse che si pagano da vivi e quelle che si pagano dopo morti. I terreni hanno cessato di essere sia un profitto che un piacere. Sì, sì. Danno una posizione, ma non consentono di mantenerla. È tutto quello che si può dire in loro favore. Beh, ho anche una casa in campagna con intorno un po' di terra, naturalmente, ma non vi faccio nessun assegnamento per le rendite. In realtà, a quanto mi consta, i cacciatori di Frodo sono i soli che ne ricavino qualche cosa. Una casa in campagna? Quante stanze da letto? Vabbè, ma questo è un particolare che potremo vedere dopo. Avrà una casa in città, spero. Non si può pretendere che una ragazza pura e semplice come Gwendalina si stabilisca in campagna. Beh, ho una casa in Belgrave Square, ma è affittata di anno in anno a Lady Bloxham. Naturalmente la potrò riavere quando voglio, con 6 mesi di preavviso. Lady Bloxham? Non conosco. Esce pochissimo, è una signora molto avanti con gli anni. Questo al giorno d'oggi non è più garanzia di rispettabilità. A che numero di Belgrave Square? 149. Ah, la parte che non è di moda. Ah, immaginavo che ci sarebbe stato qualche cosa che non andava. Beh, comunque questo si potrà cambiare. La moda vuol dire o la parte? Tutte e due le cose, penso, se è necessario. Che idee politiche ha? Temo in realtà di non averne nessuna, sono liberale unionista. I liberali unionisti passano per conservatori. Beh, passiamo adesso a domande di secondaria importanza. Lei ha ancora i genitori? Li ho perduti tutti e due. Tutti e due? Mi sembra una trascuratezza. Chi era suo padre? Confesso proprio di non saperlo. Io le ho detto di aver perduto i genitori, Lady Bracknell, ma sta di fatto che si sarebbe molto più vicini al vero dicendo che i miei genitori hanno perduto me. In realtà io non so niente della mia nascita. Io sono, ecco, sono stato trovato. Trovato? Mi ha trovato il signor Tommaso Kertio Buonanima, un vecchio gentiluomo dall'animo buono e caritatevole, che mi diede il nome di Wotting perché in quel momento gli accadde di avere in tasca un biglietto di prima classe per Wotting. Wotting è una località del Sussex, è una stazione balneare. E dove l'ha trovata questo gentiluomo caritatevole che aveva un biglietto di prima classe per quella stazione balneare? In una borsa. In una borsa? Sì, Lady Bracknell. Era una borsa piuttosto grande. Una borsa di pelle scura, con maniglia, insomma una borsa comune. E dove mai questo Giacomo Tommaso ha trovata questa borsa comune? Nel deposito bagagli della stazione Vittoria. Gli fu data per sbaglio invece della sua. Il deposito bagagli della stazione Vittoria? Sì. Linea di Brighton. La linea non conta. E confesso di essere assai perplessa per quello che lei mi ha raccontato. Essere